confermata proprio due settimane fa con la scoperta delle onde gravitazionali, la conferma in più di una teoria che già era la più solida di tutta la scienza fisica. Bene, e cosa significa questo? Vuol dire che tutto ciò che facciamo è completamente determinato dagli eventi del passato e dalle leggi di natura. Quindi noi non potremmo veramente fare altrimenti da come facciamo. E c'è di più. Vabbè, c'è la microfisica che fa riferimento all'indeterminismo quantistico, però riguarda gli atomi, è un discorso un po' complicato e non è essenziale. Quello che dobbiamo capire è che a livello macroscopico tutto lascia pensare che noi siamo determinati. C'è di più, c'è evidenza più stringente che viene dalle neuroscienze. Vi faccio un paio di esempi. Uno è questo, uno viene dalle scienze cognitive vere e proprie. Cioè, in una gran quantità di casi, noi ci immaginiamo di agire per ragioni che in verità non sono quelle per cui agiamo. Vi faccio un paio di esempi. Uno è il famoso esempio di sociopsicologia, dei famosi scienziati di svedese, molto semplice. Io vedo qui uno piccolo stand con quattro collane neri da donna e vi chiedo qual è il più pregiato. Più dell'80% di voi, è stato ripetuto tantissime volte, più dell'80% di voi dirà che il più pregiato è il collan sulla destra. E poi vi chiedo perché, e più dell'80% di voi mi dirà, beh, più si vede la luminosità, la consistenza, il tessuto. I quattro collan sono identici. Il motivo a voi ignoto per cui avete scelto, 80% di voi ha scelto la collan sulla destra, è che noi abbiamo un pregiudizio, un bias cognitivo in favore della parte destra del corpo. Perché? Perché siamo testimoni. E infatti l'altra parte preferirà il collan sulla sinistra perché è mancino. E questo noi non lo sappiamo, a meno che non abbiamo frequentato uno dei corsi organizzati nel castello qua, e allora a quel punto lo sappiamo. Questo è solo un esempio di... Notate il meccanismo. Il meccanismo è che noi inventiamo spiegazioni per spiegare delle scelte che abbiamo fatto per ragioni che non conosciamo. Facciamo riferimento alla luminosità, al tessuto, perché in verità sono identici. Faccio un altro esempio ancora più illuminante. Ho quattro cartelline, vi distribuisco, che ognuna delle quali contiene il curriculum di un candidato a un colloquio di lavoro, a un posto di lavoro, e il resoconto dell'intervista, del colloquio che questo candidato ha fatto. E questo per quattro candidati. Curriculum e resoconto del colloquio. I quattro candidati sono tutti quanti forti, ognuno in un modo diverso. Il primo ha una grande esperienza, il secondo sa molte lingue, il terzo ha un grande senso di leadership e il quarto ha una grande socievolezza. Però, quindi vi distribuisco queste cartelline, però a vostra insaputa faccio un piccolo artificio. Cioè, al primo gruppo di voi, vi divido in quattro gruppi a vostra volta, al primo gruppo di voi aggiungo un particolare che riguarda il primo candidato. Scrivo che durante l'intervista, il colloquio, un candidato ha rovesciato il caffè che gli è stato offerto dai quelli che gli facevano il colloquio. L'ha rovesciato sulla scrivania. La stessa cosa per il secondo gruppo di voi, l'aggiungo per il secondo candidato. Poi per il terzo gruppo di voi aggiungerò questo particolare del caffè rovesciato per il terzo candidato e per il quarto l'aggiungerò al quarto candidato. Quindi questa è l'unica differenza che c'è tra i quattro gruppi di voi. Ai quattro gruppi corrisponde questa piccola differenza attribuita a un candidato diverso. E poi chiedo a ognuno di voi di scrivere qual è il candidato preferito e di spiegare perché è il candidato preferito. Beh, una percentuale altissima, quasi il 90% di voi, che questo è ripetuto moltissime volte, sceglierà il candidato che ha rovesciato il caffè. Però per il candidato che ha rovesciato il caffè, per il primo gruppo è il primo, per il secondo è il secondo, per il terzo è il terzo e per il quarto è il quarto. Quando dovete spiegare perché l'avete scelto, che fate? Nessuno di voi dirà che l'ha scelto perché ha rovesciato il caffè. Voi direte che perché ha una grande esperienza, perché sa le lingue, perché ha il senso della leadership e perché è molto socievole. Nessuno dirà la vera ragione. Statisticamente provato che la vera ragione è che vi ha poi quello che fa simpatia. Perché ha rovesciato il caffè, è un branato incredibile. Anzi, per i giovani, non rovesciate mai il caffè all'intervista. È chiaro che vi fa simpatia perché non sarà mai assunto. Nessuno vuole assumere un impiastro del genere, che poi gli infide il caffè e vi devasta la scrivania. Chiaro, no? Questo è il vero motivo per cui simpatizzate con lui. Ma non lo riconoscete, non lo sapete, anzi di più. Quando lo scienziato vi dice, guarda, questo esperimento è stato ripetuto
con migliaia di persone. Il motivo della vostra scelta è che vi ha fatto simpatia il tipo perché vi conosciamo il caffè. Voi vi arrabbiate, come pretende lei di sapere meglio di me perché io ho scelto? Questo è il senso di leadership, oppure la grande esperienza. Cioè, noi ci rifiutiamo di accettare l'idea che siamo opachi a noi stessi. Queste ce n'è un'infinità di queste motivazioni inconsce che ci scoprono. Secondo alcuni, questa è la regola. Secondo molti scienziati cognitivi e filosofi, è sempre così. Cioè, noi sempre confabuliamo, si chiama, cioè a posteriori cerchiamo di riappropriarci delle azioni che abbiamo compiuto per ragioni che non conosciamo, inventandoci spiegazioni invece ragionevoli. D'accordo? Questo è un fenomeno certamente molto diffuso. Conclusione, secondo questi autori, questa è un'altra prova del fatto che il libero arbitrio non esiste. Ultima cosa, ultima dimostrazione, viene dalle neuroscienze. Vi faccio brevemente vi parlo di un esperimento che è uscito sulla famosa rivista Nature Neuroscience, che è una delle maggiori riviste scientifiche del mondo, pochi anni fa. Funziona così. Si chiede a un soggetto di rilassarsi a due bottoni di fronte a sé e si deve rilassare e per 50 volte rilassarsi. Quando sente l'impulso a farlo deve premere il tasto destro o sinistro. Però quando decide di premere, cioè quando avverte l'impulso a premere il tasto destro o sinistro, deve guardare un grande orologio che ha di fronte e dire: ecco, quello è il momento in cui ho deciso di premere. Bene, gli scienziati, che nel frattempo fanno a questo soggetto una risonanza funzionale, magnetica funzionale, sono in grado di prevedere con un anticipo da 7 a 10 secondi quale tasto il soggetto premerà. Da 7 a 10 secondi prima. Immaginatevi quelli che andate al ristorante e vi chiede: dunque, oggi c'è pasta o risotto, che cosa vuole? Quello scrive se va. Scusi, non glielo ho ancora detto, ma il risotto l'ho scritto 7 secondi fa. Poco preoccupante, no? Altro motivo per cui molti pensano che il libero arbitrio non esiste. Ripeto, se non esiste il libero arbitrio non esiste la responsabilità morale. Se non esiste la responsabilità morale, le nostre forme di vita dovrebbero cambiare profondamente. Ma è così? No, secondo me non è così. Certamente è vero che la tesi in difesa da Cartesio, che tanto ha influenzato la filosofia, la psicologia, le scienze umane moderne, è errata, ossia la tesi che la mente è trasparente a se stessa, che io come soggetto sono l'arbitro infallibile di ciò che accade nella mia mente. Conosco tutti i pensieri che la mente elabora. Non è così, questo già lo sapeva Leibniz, in parte, e soprattutto lo sapeva Freud. Ma adesso le scienze cognitive hanno portato un'enorme quantità di dati. Noi non siamo trasparenti a noi stessi. Non esiste solo l'inconscio di Freud, esiste anche l'inconscio cognitivo, che è ancora più radicale perché non può mai essere riportato alla coscienza. Voi apprendere queste cose che vi ho detto, le potete apprendere nello stesso modo in cui le apprende uno scienziato che vi studia. Non è che le sentite da dentro, come può accadere invece con i pensieri che dominiamo dal nostro soggettivo punto di vista. Questo non è molto diverso da quello che diceva Cartesio. E tuttavia non c'è motivo di pensare, credo, che tutte le cose, le azioni, tutte le deliberazioni che compiamo siano di questo genere. Prima vi ho detto dell'esperimento con i collant, dell'esperimento con i curriculum. Quelle sono situazioni specifiche, non riguardano le deliberazioni più importanti, quelle che sono state citate prima, per esempio quando mi sposto o quando decido a che facoltà o università iscrivermi. Insomma, quando io delibero, non si tratta di un evento ma di un processo, e su questi processi la scienza ancora non dice sostanzialmente nulla. Non c'è alcuna ragione di pensare che questi progetti, questo tipo di deliberazioni, che sono quelle a cui pensiamo quando pensiamo al libero arbitrio, non siano reali. Non c'è ragione di pensare che le nostre deliberazioni razionali non siano fattori causalmente rilevanti. Insomma, non c'è modo di motivo di pensare che quando io, dopo una lunga riflessione, decido, per esempio, di votare un certo partito, questo sia qualcosa che sfugga al mio controllo. Su questo non abbiamo dati, non si può semplicemente concludere che le cose stiano così. Per quanto riguarda quell'esperimento neurofisiologico, qui è molto interessante, un esperimento che ha fatto rumore, ricordo c'è una pagina intera del Corriere della Sera che diceva: ah, dimostrato non esiste libero arbitrio, non esiste responsabilità, aiuto. Poi mi chiamò anche la radio 3 Scienza, che non so, mi
questione seria, quindi si confrontò su questo tema con uno scienziato folle che sostanzialmente voleva che avessimo direttamente i dipartimenti di filosofia, non c'è l'altro paese, dimostrato, non c'è il numero di libro, eccetera, eccetera, eccetera. Verità non è così. Vabbè, certo. Non è così, perché riflettiamo un attimo, cos'era questo esperimento dei tasti, no? Premere 50 volte il tasto destro e sinistro? È un tipo di esperimento in cui il momento della decisione si identifica con l'avvertire un impulso, compiere un'azione. Questo serve, no? Perché il momento deve essere puntiforme, perché gli scienziati devono valutare esattamente quanto accade. E quindi loro parlano, gli interessa il momento in cui avvertono l'impulso a fare qualcosa. Ecco, però il punto è che avvertire l'impulso a fare qualcosa non è né condizione necessaria né condizione sufficiente di un'azione libera. Non è condizione necessaria perché in moltissimi casi in cui noi facciamo qualcosa che pensiamo di fare liberamente non avvertiamo nessun impulso, d'accordo? Non è che adesso io vi parlo, lo faccio volontariamente, non avverto l'impulso a farlo. Ma anche quando voi andate al ristorante non è che avvertite l'impulso a ordinare qualche cosa, non è che state là, basta, non funziona così. Quindi non è condizione necessaria, quindi stanno parlando di un tipo di esperienza diversa. Di più, avvertire l'impulso a fare qualcosa non è neanche condizione sufficiente di un'azione libera. Che significa? Che spesso e volentieri quando avvertiamo l'impulso a fare qualcosa ciò che segue non è un'azione libera. Ammettiamo per esempio che lei, come si chiama? Monica, adesso avverta l'impulso a fare uno starnuto. Monica è una famosa starnutatrice, come sapete, certo. Mettiamo che avverta questo impulso e che starnutisca. Avvertire l'impulso segue qualcosa che è un'azione libera, no? Quindi avvertire l'impulso non è né condizione necessaria né condizione sufficiente di un'azione libera. Quell'esperimento che pretendeva di dimostrare che non esiste il libero arbitrio era in realtà infondato, perché non parla di azioni libere, parla di un determinato, certe forme di comportamento che però non sono affatto il prototipo tipo delle azioni libere. Quindi c'è ancora modo ampiamente di continuare a pensare alla libertà umana e alla responsabilità, anche se certamente bisogna considerare che questi studi dimostrano che in molte occasioni noi siamo meno responsabili di quanto pensiamo. Questo, detto per inciso, è molto importante perché serve anche a difenderci, un po' come poi vi farà vedere il professor Cattani, che vi darà degli strumenti intellettuali per difendervi. Ci sono anche strumenti affini di tipo cognitivo, ci sono delle condizioni in cui noi veniamo facilmente influenzati da fattori che dovremmo considerare, perché se non li consideriamo possiamo essere imbrogliati o comunque possiamo essere usati. Sempre stupido, è stato dimostrato che quando, sapete, in America, quando uno va a comprare una macchina, smette di fare la trattativa come quei venditori di tappeti, no? Tira, molla, su, giù, tira qua, tira là, e alla fine si arriva al prezzo concordato. Si è dimostrato che se uno è seduto su una sedia comoda pagherà un prezzo più alto, sarà disposto a pagare un prezzo più alto che se sta su una sedia scomoda. Cioè paghi 2000 euro, dollari in più perché stai comodo. Mi sembra ragionevole? Non è ragionevole. Solo che i venditori lo sanno e i compratori no. E quindi faranno stare comodissimi e voi pagherete di più. Lo stesso, quando per esempio i venditori, ma anche i politici, adesso sanno che la camicia azzurra è rassicurante. E quindi avranno che però è più sportivo e meno imbroglione, ma la camicia del dirigente azzurra. Anzi, questo è un bravo politico. Questo perché appunto ti dà un senso di rassicura, l'azzurro rassicura. Se uno non lo sa, come dire, si fa un'idea della persona che ha davanti che non dipende dal fatto di razionale. Quindi è importante studiare queste cose anche per difendersi. Però adesso vorrei concludere facendo vedere qualcosa di più radicalmente importante che emerge dalle scienze di oggi, qualcosa che entra in un diretto dialogo con la tradizione filosofica, qualcosa che ci parla della natura umana. Sapete, nella tradizione cristiana noi siamo ambivalenti. No? Abbiamo dentro di noi due tendenze, una tendenza al bene e una tendenza al male. E la nostra grandezza, come diceva il grande filosofo Pico della Mirandola, è che noi possiamo scegliere liberamente. Noi siamo liberi di fare il bene, non obbligati come gli angeli, quindi siamo il miracolo della creazione. Quindi ci sono queste due tendenze ambivalenti in noi. Con la riforma protestante, in generale con la modernità, si tende a avere un'antropologia di tipo diverso. Prima di tutto perché nell'antropologia protestante non c'è più il libero arbitrio, come sapete. Lutero e Calvino credo che non ci sia il libero arbitrio.
E anzi, molto spesso insistono sul fatto che noi, dentro di noi ci sono delle tendenze egoistiche, se non vere e proprie, proprio di cattiveria, cioè noi siamo, tendiamo al male in molti casi. E queste sono, emergono a livello filosofico, per esempio in Machiavelli, nel Principe in particolare, quando dice che gli uomini sono tristi, cioè tendono ad essere malvagi. E Hobbes, il grande filosofo inglese, lui dice che dallo stato della natura gli uomini sono lupi e uomini. Sono lupi e uomini perché si tendono a appropriarsi degli averi altrui, sono disposti a uccidere per questo. Siamo intrinsecamente egoisti. L'economia, la scienza economica classica, voglio dire, ancora la maggioranza degli economisti la pensa così, pensa che noi dobbiamo, per ragionare di economia, dobbiamo pensare a un'idealizzazione che è l'homo economicus. L'homo economicus è una creatura che tende sempre infallibilmente a massimizzare il suo utile. È un egoista completo. D'accordo? Per gli economisti tradizionali, il mercato funziona, si equilibra, per esempio per Smith e Ricardo, il mercato si equilibra perché tutti tendono al loro utile finché non si raggiunge un equilibrio, per esempio Pareto, no? Per il famoso equilibrio, che mette, come dire, in compensa le varie forme di egoismo. Così funziona l'economia. Quindi abbiamo visto che esiste una tradizione in filosofia e in economia che si fonda sull'idea che noi siamo tendenzialmente egoisti e tendenzialmente aggressivi verso gli altri. Questa tradizione è stata confutata dalla scienza contemporanea. Innanzitutto è sbagliato dire che gli uomini in stato di natura sono lupi e uomini, perché i lupi sono molto cooperativi, non sono animali egoisti, sono egoisti verso le altre specie, ma non verso gli altri lupi. Già proprio l'esempio è sbagliato, ma a parte questo, il punto fondamentale è che in noi sono forti tendenze cooperative innate. Non ci sono solo quelle, abbiamo anche delle tendenze al conflitto. Sono presenti negli esseri umani entrambe le tendenze, un po' come diceva la tradizione religiosa di cui parlavo all'inizio. Ora, confutata questa antropologia per cui noi siamo necessariamente cattivi, non si può neanche credere a quella per cui noi siamo tendenzialmente buoni, e quindi basta la buona volontà per metterci d'accordo. Perché è presente anche l'altro tipo di tendenza, quella aggressiva e conflittuale. E non è neanche possibile poi una forma che è stata molto comune negli anni 70 e 80, cioè l'idea che la natura umana non conta nulla, conta solo la cultura. Questa ha avuto questa idea, una forma di relativismo molto spinto, no? Dice, certo, noi nasciamo, ma poi la cultura ci forgia completamente. Questo è falso. E ha avuto conseguenze terribili, per esempio, forse i più giovani non lo sanno, ma negli anni 70 in Cambogia, i Khmer Rossi, comandati da Pol Pot, uccisero più di qualche milione di cambogiani, su 7-8 milioni che erano. Perché? Perché uccidono tutte le persone con gli occhiali, perché pensavano fossero intellettuali. Loro avevano l'idea che gli intellettuali fossero culturalmente difesi rispetto all'idea che Pol Pot aveva, diceva Pol Pot. Siccome la natura non esiste, la natura umana non c'è, noi possiamo riplasmare completamente gli esseri umani per formare un essere umano che possa vivere felicemente. Però dobbiamo liberarci di tutti quelli che non sono riformabili, cioè quelli che hanno una cultura. In base a questa idea atroce, per cui noi siamo completamente plasmabili, compì un vero e proprio genocidio. Bene, l'idea comunque era sbagliata. Non è vero, semplicemente non è vero, che la natura umana non conta. Questo scopo adesso vorrei farvi vedere adesso attraverso qui. Egoisti non avrebbero nessun interesse a interagire con loro.
mi fa subito capire. Riceve l'uvetta. Questa appena capisce il meccanismo paga sempre con la fish verde per fare in modo che l'altra abbia la sua uvetta. Non ci guadagna niente. Niente. Allora voi direte, beh, l'idea di Homo economicus anche questa è stata falsificata da un famoso esperimento pratico molto semplice che si chiama Ultimatum Game.
funziona così. E avrei bisogno di 100 euro, adesso lo possiamo, allora facciamo così. Si prendono due soggetti, al primo soggetto si dice, scegli a caso, voi no, perché siete marito e moglie, non funziona, non scegliete. Ecco, lei con lui, io le do 100 euro e le dico, questo è l'ultimatum mail, funziona così. Lei può decidere liberamente come dividere questi 100 euro tra lei e Marco. Può dargliene uno, può dargliene 9, come gli pare, d'accordo? Che dice la teoria dell'uomo economico? Su quella su cui si basa anche l'economia contemporanea, quella che ci dice di tagliare il budget, eccetera. Sono gli economisti di premi Nobel, tipo Sen, che la contestano, però il mainstream va ancora in quella direzione. Bene, che dice? Dice che qualunque offerta la signora faccia, Marco la dovrebbe accettare, dato che ci pensa. Quindi se la signora dice, guarda, facciamo così, io mi tengo 99, ti do 1, e lui dovrebbe accettare, perché d'altra parte non ci perde nulla, la città ci guadagna meno. Non è così. Di fronte a una proposta che viene di distribuzione che viene percepita come iniqua, Marco rifiuterà, provato, e poi è transculturale, questo vale per tutte le culture con lievi differenze. Quindi se la signora offre meno di 30 o 40 a Marco, Marco rifiuterà. Cioè, perché? Ci rimette lui, no? Ci rimette 30 euro. Perché ce li rimette? Perché vuole sanzionare moralmente la signora. Naturalmente la signora offre una cifra sterlina, però nel caso verrebbe sanzionata moralmente. Perché? Perché non ha cooperato. Noi abbiamo una tendenza istintiva alla cooperazione, anche con gli estranei. Ora, il punto è, ma come possiamo, d'accordo, però, estranei, in fondo voi siete della stessa cultura, parlate la stessa lingua, come si può fare con culture diverse? Cioè, abbiamo tutti questi problemi di conflitti culturali, politici, di migrazione. Bene, anche in quel caso bisogna partire dall'idea che il dialogo e la cooperazione sono in linea di principio possibili. Però c'è una condizione che deve essere messa in campo e che tra i due gruppi ci deve essere rispetto e riconoscimento. Non basta nemmeno la tolleranza, che può essere soltanto uno stadio provvisorio. Cioè, il grande poeta tedesco Wolfgang Goethe scrisse che la tolleranza può essere solo provvisoria, perché la tolleranza è un insulto. Che vuol dire? Che quando c'è la tolleranza c'è uno che tollera e un altro che è tollerato, d'accordo? E quindi questa situazione di asimmetria non permette una vera cooperazione, perché non è paritetica, non c'è rispetto da nessuna delle due parti, perché uno si sente superiore e l'altro si sente discriminato. Naturalmente quando Locke, sapete, di dialoghi sulla tolleranza, e poi Voltaire insistono sull'importanza di questo atteggiamento, di fronte prima c'era solo l'intolleranza, e quindi è un primo passo fondamentale, però non basta. Dalla tolleranza bisogna passare al rispetto. Solo quando c'è rispetto, che vuol dire uguaglianza di punti di vista, rispetto significa che tu consideri l'altro ugualmente di valore quanto te, allora si può avere questa forma di cooperazione, solo in quelle condizioni. Non sempre naturalmente si può instaurare un rapporto di rispetto. Non credo che con adesso con il terrorismo nelle forme tremende che prende oggi si possa instaurare adesso la cooperazione e il rispetto. Però l'idea che in linea di principio sia sempre possibile al medio periodo, lungo periodo, ritrovare queste forme di cooperazione con tutti quanti, con tutte anche le comunità diverse dalle nostre, questo è qualcosa che non dovremmo dimenticare noi. Ce lo dice la scienza e la filosofia, secondo me, non può non tenerne conto. Grazie. Siccome le questioni poste sul tappeto sono molte e calde, poi magari possiamo anche prenderle lungo la relazione finale, eccetera. Però se qualcuno immediatamente vuole intervenire a porre delle domande al professore, coglierei l'immediatezza, diciamo, anche della suggestione che può venire proprio dal posizione. Lascerei per dire la parola. Maria Adele,
parlavamo prima di una discussione di 4 ore per una tesi di dottorato che riguardava esattamente questo, libero arbitrio, metafisica, biologia, no? E il tema riguardava soprattutto l'esperimento di Libet, che c'è un esperimento, ha verificato che le nostre scelte sono, diciamo, scattano qualche centesimo di secondo prima, le nostre scelte scattano, ci sono dei meccanismi cerebrali che sono evidenziati. Allora, tutte le 4 ore si è discusso se questo porti acqua al mulino del libero arbitrio oppure no. Mi incuriosiva capire, visto la tua esperienza, no, un parere esperto. Grazie. Dunque, proprio in queste settimane sono stati pubblicati articoli che portano risultati di esperimenti che sembrano in qualche modo limitare di molto il rilievo degli esperimenti di Libet, che per 40 anni hanno dominato la letteratura. Particolarmente gli esperimenti di questo Haynes che è al Max Planck, che sembrano di dire che, insomma, la ricostruzione che faceva Libet non era completamente corretta e che gli stati mentali consapevoli hanno un potere causale. Quello di cui ho detto io su Bottoni è un esperimento che deriva direttamente dalla tradizione di Libet, esplicitamente. Quindi, da un certo punto di vista, oggi c'è una, come dire, maggiore apertura che persino in quelle situazioni, forse, la situazione per il libero arbitrio non è compromessa. Tuttavia c'è una cosa di cui io non avevo ancora parlato, appunto me li promettevo di farla adesso nel dibattito, che è forse la maggiore tradizione che c'è filosofica di risposta al problema del libero arbitrio. Ci sono le tradizioni, naturalmente, che dicono che il libero arbitrio non esiste, sono tradizioni antiche, qualcuno degli stoici già la pensava così, Schopenhauer, la pensavano da Calvino, Lutero, eccetera. Oggi lo pensano molti, però ci sono anche tradizioni positive sul libero arbitrio che non vengono messe in questione direttamente da Libet, nemmeno se Libet effettivamente funziona, questi esperimenti, diceva il professor Cattani. Sono queste due tradizioni, una che situa il libero arbitrio in un ambiente in cui non c'è determinismo. Kant un po' la pensava così, oggi la pensa così per esempio Searle, la pensava così Epicuro con il cliname, no? Tutto il punto del cliname di Epicuro è, come dice Lucrezio, pensare che voluntas fatis avulsa, che siccome il fato lì si rompe perché c'è la contingenza prodotta dal cliname, allora la volontà è libera. Questo è il punto della tradizione epicureo-lucreziana, che è molto potente, per esempio incide su Machiavelli, tanto per dire. E quindi questa è una concezione che radica la libertà nel libero arbitrio. Oggi chi sostiene questa tesi fa riferimento all'indeterminismo quantistico che, secondo alcuni, si riverbera anche a livello neurocerebrale. C'è tutta una discussione su questo. Però, secondo me, più promettente ancora è la tradizione che si chiama compatibilismo, che c'è nella tradizione cristiana, ma che c'è nella modernità in Locke, Hume, Leibniz, ed è l'idea che la libertà sia compatibile con il determinismo. Cioè che anche se siamo interamente determinati, come dicevamo all'inizio, possiamo ancora dirci liberi in certe condizioni. Perché? In questo senso qua. Mettiamo di andare allora al solito ristorante, dove ci dicono, vuoi riso o pasta? E voi dite pasta. Allora, emerge il mio scienziato e dice, guardate che voi siete completamente determinati. Era completamente determinato il fatto che aveste scelto pasta. Allora si alza Kant, che era antideterminista, dice un momento, se siete determinati non potete essere liberi. Allora Leibniz, Hume e Locke, che oggi Dennett per esempio, rispondono, non è vero, perché io ho ordinato pasta e ho avuto pasta. Che cos'altro voglio della libertà se non fare ciò che voglio fare? La mia volontà è interamente determinata, perché tutto lo è secondo questi autori, e tuttavia la mia volontà non è la volontà. Quindi, secondo questi autori che credono di coniugare libertà e determinismo, ciò che conta è che non tanto la volontà, ma l'azione è libera quando è determinata dalla mia volontà, non dalla volontà di qualcun altro oppure dal caso. In questo, solo in questo, consiste il libero arbitrio. Quindi, se si adotta questo punto di vista, che ripeto, è forse maggioritario nella storia del pensiero, il determinismo non è una vera minaccia. La minaccia viene dal fatto che io non possa esercitare veramente la mia volontà. Questo sì, e quindi si va anche poi a discutere di libertà politica e via.
piacere. Grazie per la domanda. No, grazie. Sì, a proposito, c'è anche la risposta spinoziana al determinismo e alla possibilità della libertà proprio in un universo determinato. Cioè, quindi effettivamente c'è anche questa. Ma Spinoza è sta a cuore la libertà politica. Cioè, lui è uno dei primi autori della democrazia, naturalmente, no? E tuttavia, per quanto riguarda il libero arbitrio, la posizione di Spinoza è appunto di negazione, nel senso che lui interessa la libertà politica, ma la svincola dall'idea del libero arbitrio della metafisica tradizionale. Infatti dice, quando noi diciamo di essere liberi, di godere del libero arbitrio, siamo come una pietra pensante, se esistesse una tal cosa, che cadendo in ottemperanza alla legge di gravità pensasse, ho scelto di cadere. E che cos'altro puoi fare con la pietra? Quindi Spinoza vuole dire, scordiamoci l'idea che la nostra volontà sia libera, scordiamoci la metafisica occidentale e pensiamo alla libertà politica. Questo è l'interesse a cuore. E quindi c'è la famosa idea dell'amor fatis, che poi si ritrova anche in Nietzsche e in altri autori che viene dall'antichità. Ossia l'idea che il fatto di essere determinati e di non essere liberi, se lo si accetta, può essere un'opportunità. In fondo anche Calvino e Luther hanno in questa direzione.